Describing people. Descrivere le persone. In questa serie di diapositive impareremo a descrivere genericamente l'aspetto fisico delle persone, quindi l'altezza, la corporatura, i capelli e gli occhi. What do you look like? Com'è il tuo aspetto fisico? Questa è la domanda che possiamo porre a una persona per conoscere qual è il suo aspetto fisico. What do you look like? Iniziamo con la descrizione dell'altezza. Gli aggettivi che descrivono l'altezza, height, sono tall, alto, short, basso, of average height, di altezza media, che si può dire anche of medium height. Passiamo alla corporatura, build. Fat, grasso. Slim, snello. Thin, magro. Plump, robusto. Of average build, di corporatura media. Adesso siamo in grado di descrivere la nostra altezza e la nostra corporatura. Quindi a una domanda come What do you look like? Possiamo rispondere come nell'esempio I'm tall and slim. Io sono alto e snello. Ok, adesso passiamo alla descrizione dei capelli. Hair, capelli. Hair è un sostantivo che va sempre al singolare. Iniziamo a conoscere gli aggettivi che descrivono la lunghezza. Length. Length, lunghezza. I capelli possono essere long, lunghi. Come nell'esempio, she's got long hair. Lei ha i capelli lunghi. Oppure possono essere shoulder length, all'altezza delle spalle. Come nell'esempio, she's got shoulder length hair. Lei ha i capelli all'altezza delle spalle. Oppure possono essere short, corti. Come nell'esempio, he's got short hair. Lui ha i capelli corti. Vediamo adesso come descrivere il colore dei capelli. Color, colore. I capelli possono essere brown, castani, blonde, biondi, red, rossi, fair, chiari, dark, scuri, grey, grigi. Vediamo lo stile dei capelli, the style. I capelli possono essere curly, ricci, straight, lisci, wavy, mossi, spiky, a spazzola. Calvo si dice bald. What do you look like? Allora, siamo in grado di descrivere i nostri capelli. I've got long, brown, curly hair. Ho i capelli lunghi, castani e ricci. Dobbiamo prestare particolare attenzione all'ordine degli aggettivi nel descrivere i capelli. La lunghezza, il colore e lo stile. Quindi è questo l'ordine degli aggettivi. La lunghezza, il colore, lo stile. Long, brown, curly hair. Adesso vediamo come descrivere gli occhi. Eyes, occhi. Gli occhi possono essere brown, castani. Hazel, nocciola. Black, neri. Green, verdi. Blue, blu. Gray, grigi. What do you look like? I've got blue eyes. Ho gli occhi blu.
Ok, allora adesso siamo in grado di descriverci completamente, quindi di descrivere la nostra altezza, la nostra corporatura, i capelli e gli occhi. Quindi a una domanda come What do you look like? Possiamo rispondere in questo modo. I'm tall and slim. Sono alta e snella. I've got long blonde wavy hair and blue eyes. Ho i capelli lunghi, biondi e mossi. E gli occhi blu.